Oh, un po' di cazzi tuoi. Ah, volente. Porca troia. Il throwback. Non sarà ancora uscito il video. No. Tra un paio di giorni, barra tra un paio di settimane, uscirà il video. Più un strano. Paio di... Che lasso di tempo è un paio di giorni, barra un paio di settimane? Non lo so, comunque uscirà il video più incredibile di una cosa che è successa in questa casa. Non succederà mai più, quello è poco ma sicuro. Speriamo. Cioè, non volontariamente, perlomeno. È ufficialmente il 6 settembre 2017. Sono ancora sveglio, sono in procinto di editare gli ultimi video che mi mancano. Devo ancora preparare la valigia che è là sul letto ad aspettarmi, con la speranza che mi impedisca di dormire. Domani sera si parte. Ho detto domani sera, stasera. Sono nei guai, ho appena finito di editare l'ultimo video. Ancora devo sistemare il computer, sistemare la valigia. E tra meno di 45 minuti dobbiamo uscire da questa casa. Ma ve l'avevo detto che mi ero tagliato i capelli? Forse non me lo ricordo più. Siamo pronti! Suri c'ha una sorpresa per voi che vi farò vedere dopo, tanto questo è il primo video del Giappone. Mi auguro di aver preso tutto, in ogni caso non si potrà più tornare indietro, quindi speriamo di aver preso tutto. Vi giuro raga, sto zaino pesa un quintale. Eccolo qua, finalmente. Dalla raga, 130, no, martingale. Tanto non gli esce il video, esce prima il tuo. No, no, no. Scusa, mezzo. Ma che cazzo. E se in realtà stessimo tornando dal Giappone, fosse tutta una menzogna? Sarei un po' triste perché non ho fatto niente. È vero. Scambi clandestini di magliette prima di imbarcare il bagaglio. Siamo arrivati alla zona cibo. Leggerino tu, eh? Due pezzi di pizza. Fino al 28 settembre la pizza ce la scordiamo. Ecco che no. Quanto hai pensato che fossero germi che stavano inondando? Cos'era? Non avevo neanche contemplato il fatto che potesse essere stata la bottiglia. Ho pensato, mica, ora lo ammazzo. Ma Surri dov'è? Come boh? Dal parrucchiere, dal parrucchiere. È il tuo conquilino, devi pensarci te. Ma chi cazzo se lo incula? Bravo! Siamo in aereo. C'è Wilson. Il volo sembra promettente visto che l'aereo è tutto vuoto. Quindi dopo ci distenderemo nel poltrone più avanti e dormiremo fino a Dubai. Perché poi da dopo Dubai dobbiamo dormire poco, che quando arriveremo in Giappone sarà notte fonda. E a quel punto dovremo andare a letto. Domani esce il video, Domani? Domani. Voglio trovare un'altra casa. Ciao ciao, sono quasi passate 6 ore, stiamo per atterrare a Dubai, sono riuscito a dormire quasi tutto il viaggio e a rovesciarmi addosso un'intera bottiglia di birra. Papà Vegas guarda i film di quando lui era ancora un giovincello, l'aria condizionata di questo aereo mi ha ucciso più di quella di camera mia che tengo sempre a 16 gradi. Vlog con Wilson che regge la fotocamera perché ci hanno impedito di farlo e quindi così almeno riesco a coprirla. Quanto interessante può essere quel film? Che film sarà? Cosa starà guardando quell'uomo? Starà pensando al senso della vita? Chi dei due sta facendo il viaggio della speranza? Il pulcino Pio? Lorenzo J. Siamo atterrati, ora ci aspetta un'ondata di caldo assurda. Ah, che fresco che c'è a Dubai, eh? Questo era il nostro aereo, gigantesco direi. Questo ve lo siete dimenticati? È il mio, dove lo trovo? Se non ci fossi io, papà, per terra. C'è un biscotto gigante, sì! Siamo sul secondo aereo insieme allo zio di Favij. Favij. Il pulcino Pio. Il pulcino Tudor. Ti ho già ripreso a te. Non ti ho dato un appellativo, ma ti ho già ripreso. Visto che nel primo volo non mi hanno servito da mangiare per colpa di papà, oggi nel secondo volo ci siamo attrezzati con i bigliettini. E con questi qui ci svegliano, così prendiamo da mangiare. Sono giù un cartone animato, però. Un cartone animato un po' brutto, però, Te la do, La cosa bella di avere dietro i tuoi compagni di avventura è che quando loro dormono tu puoi prendere, buttarti giù, e nessuno ti rompe i coglioni. È arrivato da magnà, con i fagiolini. Colazione in aereo. Oh yeah. Non è che se mangio troppe uova divento così. Ma non è che smetterai dopo Tokyo. Smetterò quando te li taglierai tutti quanti. Sta mettendo del sale nel pollo teriyaki perché dice che è troppo dolce. Il sale è finito tutto quanto. Sai cosa succede quando la vita ti dà del pollo alla griglia, del purè e dei fagiolini? Ci fai un panino. E la limonata? Ma la limonata non c'entra niente, non stiamo parlando di limoni. Sto guardando le serie TV sull'iPad, che ora non mette a fuoco. Guardate che roba. Questo è il panino più bello della storia. Era così e grazie a Stepney adesso è così. Siamo atterrati sani e salvi a Tokyo. Oh yeah.
Siamo alla stazione ferroviaria all'aeroporto di Tokyo. Prendiamo il treno, ci vorrà un'oretta per arrivare a casa. Che è successo? No, grazie. No, oggi no, magari domani. Abbiamo abbandonato le nostre valigie a Lorenzo, che sarebbe lo zio di Favijay. Speriamo che arrivino sane e salve a casa, perché se no 20 giorni li facciamo solo con questo zaino. Però abbiamo cambiato i soldi in aeroporto, quindi dovremo riuscire a sopravvivere in qualche modo. Stiamo facendo la tesserina, che sarebbe la Suica, che poi utilizzeremo per muoversi in metro, per prendere da mangiare, ma da bere alle macchinette, per giocare ai videogames. Sei felice, ti do? Un sacco. Eccola qua. Easy peasy, Suica squeezy. Dammi i soldi, bello. Oh. Siamo nell'ascensore. Tutti carichissimi, pronti per farci una bella doccia al volo e uscire a mangiare. No, ragazzi, non volano, ragazzi. Puzziamo, papà. Tra le docce ci mettiamo... Come puoi permettere che puzziamo così tanto? Stanza 735. Ci siamo. Vediamo se funziona, perché io c'ho sempre sfiga con le chiavi. Incredibile. Pesa... una tonnellata. Cioè i letti sono una piazza e mezzo l'uno, sì. Quindi c'è spazio per tutti. C'è anche il condizionatore. Carine ciabattine. Quelle ce le inculiamo tutto, no? Siamo pronti. Adesso andiamo a fare un giro. E ovviamente Wilson viene con me. Vieni qua, bellino bellino. Ti metto nella borsa, così ma passi inosservato. È mio amico. Lui. In quel palazzo ogni quadratino è una capsula dove si può dormire dentro. E adesso prendiamo qualcosa da mangiare, visto che qua sono già le 1:30. E niente, dopo torniamo a letto. Siamo tornati finalmente nei combini giapponesi, che hanno cose stranissime. Questi, se non sbaglio, sono i panini che mangia Doraemon. Questo poi è quello che caga Doraemon, però. Un po' di pollo fritto. Com'è? È buono. Molto buono. C'hanno anche tutti i tavolini per mangiare qua, figo. Marco Togni, lo faccio per te. Ma è buonissimo. Sono le 4:44. Domani abbiamo la sveglia alle 8. Quindi vado a letto anch'io. Buongiorno. Saranno passate 3:15 dall'ultima clip, visto che sono le 8 spaccate. Tra poco abbiamo il treno per Kyoto. No, andiamo. Bashi Fish. L'hotel della prima notte era tipo una zona abbastanza commerciale, dove ci sono tutti gli uffici e cose così. Adesso andiamo alla Shinbashi Station, che è anche buffo da dire. E ci aspettano 3 ore di viaggio. Il viaggio infinito dei mates. Un po' di salato, un po' di dolce. Il viaggio è lungo e la fame si fa sentire. Shinbashi Station. Abbiamo dato i nostri passaporti e gli abbonamenti per i treni a queste signore qua, che si spera ci facciano avere tutto entro pochi minuti. Let's go. Ce l'ho messo io, zio, perché sei sempre distratto. Se Famigia non avesse la testa attaccata al collo, perderebbe anche quella. Ma che stai a fare? Vabbè, quello è già diventato giapponese. Questo dovrebbe essere il nostro treno. Le persone penseranno che il titolo è sbagliato, ma no, noi siamo arrivati a Tokyo, ma andiamo a Kyoto. Quindi i mates approdano a Kyoto. Ci sono gli Umpa Loompa vestiti da puffi. Io, che sono un vero intenditore, c'ho ancora da mangiare la colazione. Nel frattempo Wilson dabba. Lascialo stare, non lo toccare. Sto montando un video epico di un incidente che ci è successo in casa, che vedrete tra qualche giorno sul canale, che fa morire da ridere. No, non voglio andare, mamma. Siamo arrivati a Kyoto. In realtà sono molto veloci queste macchinette, perché c'è un omino all'interno che vi dà quello che volete appena avete messo i soldi. Lui è l'omino delle macchinette, è lui che vi fa bere. Questo è l'interno di una macchinetta, nel caso in cui ve lo stesse chiedendo. Facce intelligenti. Intelligente, ho detto, Favijay. Vabbè. Ciao! Ma cos'è? Ma qui è tipo lanciare i bagagli in mezzo ai binari. Ma perché? E mentre che aspettiamo il treno qui a Kyoto, abbiamo trovato il Surreal Power giapponese. È uguale, cazzo. È vero, Surreal. C'ha la stessa skin. La della copiata? Esce fuori un fungo nucleare. Mamma lo Carmine. Arriva la polizia! La polizia! Della stanza. Ma poi il tipo quanto corre? Mi correresti anche tu, figo. Non fatelo a casa. Aiuto! E adesso? Si esce di qua, raga. Siamo già sopra. Vai. C'è un altro ascensore. Secondo me va bene, mi fido. L'uscita è giù. C'è il segno. Venite, raga. Lasciali qua, non si fidano? Cazzi loro. Io mi fido troppo di te, guarda tu. Ti fidi troppo di me? Guarda un po' dove ti porta il tuo amico Stampy. Anche di là c'è un Strex. Vedremo. Ciao. Conosco questo posto come le mie tasche. Non sei mai stato, zì. Ma che cazzo è questo? C'avevo ragione, sì che c'avevo ragione. Non si fotte con Stampy, capito? Il problema di queste clip fantastiche in questo posto fantastico è che verranno rovinate inevitabilmente. Non da papà. Da questo. Ciao. Ce l'abbiamo fatta. Benvenuti a Dinari.
uno dei posti più magnifici probabilmente della terra. Finalmente ragazzi, Tudor ha detto a sua mamma e a suo babbo che è in Giappone, quindi possiamo metterlo nelle foto. Yes, finalmente. E qua sono quasi le 3, noi abbiamo fame perché non abbiamo ancora pranzato. Mangiamo le pannocchie raga, ho fame. Stiamo andando verso il nostro primo appartamento qua di questo viaggio in Giappone. Fortunatamente mi sa che siamo in una zona dove c'è anche tanto cibo e non tanti negozi non commerciali come quelli che puoi trovare a Tokyo, ma più tipici, più caratteristici, che riprendono anche la cultura di questo paese. L'ultima fatica sotto al sole cocente, ci sono tanti gradi, tanta umidità. Sì, siamo arrivati, ma non vi spoileriamo la casa perché la vedrete all'interno del film. Vedrete solo dove mangiamo e dove dormiamo, che tutto il resto è una figata assurda. E ora si mangia però. Ma hai visto quanto grande è sta roba? Ma neanche troppo. Buon appetito, fra. C'è wasabi dentro, eh. Questo qui? È una bomba, che ci vuoi fare? Papà dice di mangiare questo. C'è gamberetto, insalata e maionese. Sì. È buonissimo, zio. Quale? Questo qui? Tostomachi? Sì. Tostomachi bianco, gambero, insalata e maionese. È tutto buono, papà. Non l'ho ancora assaggiato. L'hai assaggiato tu? No, volevo testare su di te. Ma questo però dovrebbe essere frittata, riso, e dentro ci dovrebbe essere qualcosa. Questo si prende, però ci puoi mangiare tutto. Assaggialo, non ce lo dici. Questo è il dolce. Ma ho mangiato per ultimo allora. Ho mangiato per ultimo. Vabbè, nel dubbio, ciao. Buono. Com'è Tommy il sushi? Piace? Ma è un pesce o... Sghere! Tu sei arrivato a 10, io sono a 8, se faccio il doppio giro... Secondo me io, il campione, non ne parli del campione. Anche il campione è arrivato a 10. Ho vinto io. Se riesco a farlo il doppio giro arrivo a 11 e batto Tudor. Perché il doppio giro vale 3, il lancio da dietro e cadrita è 5, normale è 1. Sono le due, che sei? Cos'è? Sì, è. Un minuto per poi non riuscire. No, non ho cazzo te faccio. Ehi, quanti cazzo? Oddio! Abbiamo trovato un giochino interessante, tipo su Motori Dreams, una cosa del genere. Quando io pigio e lui ha lo scudo su, ovviamente non fa niente. Altrimenti, dando un colpo, la testa gira un pelo e quando esce dai cardini schizza fuori. Ho come l'impressione che più pigio più gira la mia. Sì, certo. No, per me si è incastrato tutto. Insieme, slow motion, il mio viola, ho vinto io. Io quando piace, il mio gira. Previews. È tempo di andare a cena. Momento treno. Cosa mangiamo stasera? Ramen. Ramen? Hai detto ramen? Mangiamo no, ramen. Non penso. Non darmi false speranze, sì, schifoso. Le fast young. Abbiamo trovato un ristorantino. Fa yakitori, che sarebbero questi spiedini di carne, qualsiasi tipo di carne. Io sono già stato ai yakitori, vi assicuro, sono tranquilli. Cioè, se non vi piacciono è perché magari sono grassosi, ma anche la carne quando grassa. Dipende. Mo chiediamo cosa c'è nel menù. Ui. Yakitori. Aspetta, aspetta subito. Buono, spettacolare la salsa. La salsa è buona, perché è buonissimo. Molto buono, aspettiamo gli altri. E anche dei cipollotto ci siamo andati. Io ho preso anche una ciotola di riso in bianco, perché può accompagnare solo. Pit stop obbligatorio al combini. Abbiamo preso tipo 18 gelati a 3 euro. La pasticceria giapponese è buonissima. Queste non sono torte e pasta. Hai ragione. Sceglieremo sicuramente qualcosa di delizioso. Mentre qua succedono cose strane, volevo farvi vedere una cosa super figa, eh. Siete pronti? Wow. E dai, eh. Oh, non si alza più. Secondo tentativo. Vi giuro che prima si è alzato da solo appena ho aperto la porta. Non è giusto. Cari amici, questo primo video del Giappone termina qua. Io spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, spolliciate, commentate, condividete. Se ancora fate iscrivervi al canale, ci vediamo al prossimo video. Basta per tutto. Sono scappato dal salotto perché fanno cose strane. Ve lo dico subito.